una solenne celebrazione che ha radici plurisecolari, in grado di coinvolgere da sempre le comunità civili, militari e religiose dell'intera Garfagnana e medievale del Serchio. Stiamo parlando dell'ottava del Corpus Domini, la cerimonia religiosa forse più sentita e partecipata dell'anno a Castelnuovo Garfagnana. Di fronte a tanti sindaci, amministratori e autorità militari, la liturgia è stata celebrata da Monsignor Michelangelo Giannotti, a fianco di molti sacerdoti della Valle del Serchio e naturalmente di Don Alex dell'Abate del Duomo Monsignor Angelo Pioli. A rendere la cerimonia ancora più sentita, i canti della Corale del Duomo diretta dal maestro Luca Bacci. Al termine della Santa Messa, la processione eucaristica per le vie del centro storico, con la partecipazione dei 55 bambini che hanno ricevuto le prime comunioni con le note della Filarmonica Verdi di Castelnuovo. In piazza Umberto, la benedizione eucaristica dedicata alla città con l'ostensorio che fu donato dal governatore della Garfagnana alcuni secoli fa. La festa del Corpus Domini, festa del corpo di Cristo, è una delle feste più importanti della cristianità. Inizia nel Medioevo e prosegue in tutta la Chiesa fino ai giorni nostri. A Castelnuovo la festa del Corpus Domini, come in altri luoghi, durava una settimana. Iniziava pertanto il giovedì, festa del Corpus Domini, e terminava 8 giorni dopo. Questa festa già dal 1400 inizia ad avere un ruolo non solo religioso, ma anche un ruolo civile. È la festa di riferimento della Valle del Serchio.